Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Selene. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale e a cliccare la campanellina per poter attivare tutte le notifiche. Allora, vi avviso già che ho fatto uno sforzo sovraumano per non aprire ancora questa confezione che tengo qua tra le mie mani, che fra un po' mi mostrerò. Allora, non so se voi sapete, ma Nabla ha lanciato un nuovo mascara. E cosa fai? Non vai subito a comprarlo? Certo che sì. Perciò oggi saremo qua per recensire il mascara di Nabla Vichous. Allora, questo è il packaging esterno. Eccolo qui. Dietro ci sono tutte le istruzioni, il risultato che dovrebbe dare, poi il modo di applicazione e la spiegazione su come si è fatto lo scovolino. Noi però non ci perdiamo in chiacchiere, in dettagli e passiamo subito al packaging del prodotto. Il rumore che ha fatto uscendo. Allora, il packaging del prodotto è questo, ve lo avvicino. Allora, non lo so, è carino e un po' inquietante al tempo stesso, nel senso, una pantera con questi occhi rossi, penso sia una pantera, sì, è molto particolare, diciamo, come packaging. Diciamo che se pescate anche al buio in mezzo ai vostri mascara, questo lo riconoscete subito. Comunque, l'importante non è il packaging, ma effettivamente il risultato che dà alle nostre ciglia. Adesso io mi avvicino un pochino perché muoio dalla curiosità di provarlo e di provarlo con voi, di farvi vedere un po' com'è. Quindi questa sarà una first impression perché, come potete vedere, lo sto aprendo adesso. E niente, io lo utilizzo come se fosse un mascara normale, quindi procedo semplicemente all'applicazione. Non guardate le mie rughe, guai. Guardate solo il mascara. Vediamo un po'. Allora, devo dire che lo scovolino è piccolissimo. E questo non è detto che sia una cosa negativa, anzi, permette di raccogliere bene tutte le ciglia e di lavorarle senza andare a fare chissà che disastri. Poi, siccome a me piace l'effetto allungato dell'occhio, come vedete, ho fatto un trucco occhi molto basico. Tra l'altro, ho utilizzato la side by side sempre di Nabla. Ripeto. Mi piace portarlo anche qua all'esterno in modo da allungare il mio sguardo. Allora, giriamo, non so, boh, proviamo. Beh, come definizione, niente da dire. Allora, finisco di metterlo. Sto controllando anche nello specchio se l'ho messo bene. E questo è il risultato con una sola passata. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Tipo vi metto così di lato. Guardate. La differenza si vede. Ok. Le mie ciglia sono più allungate e più definite. Non sono super, come dire. Non c'è troppo prodotto nelle ciglia, cioè le ha allungate perfettamente, leggermente volumizzate, più che altro le ha proprio allungate e pettinate bene. Insomma, guardate un po', il risultato si vede con una sola passata. Considerate che io sono una fortunata perché ho abbastanza ciglia e sono anche abbastanza lunghe. Adesso proviamolo anche nella parte sotto. Beh, anche le ciglia di sotto le prende bene e le separa discretamente. Guardate un po'. Allora, questo è l'occhio con l'applicazione del mascara, dando solo una passata. Guardate già come mi ha aperto di più lo sguardo rispetto a questa parte. Beh, devo dire che il suo lavoro l'ha fatto. Guardate un po', mi riavvicino meglio. Spero che si riesca a capire. Allora, l'unica cosa che
che vorrei un po' di cui vorrei parlare con voi è il costo di questo prodotto. Questo mascara viene intorno ai 23 euro e qualcosa, quasi 24 euro. Io l'ho preso, vabbè, nel mio negozio di fiducia, l'ho pagato col 20% di sconto, quindi l'ho pagato sui 19 euro. Diciamo che forse è leggermente, si può dire, sovrapprezzato, però, nel senso, se poi si comporta bene, non si sgretola durante la giornata, dura tutto il giorno e comunque lascia un bel effetto alle ciglia, ci sta anche il costo. Ripeto, questa è una first impression, quindi è la prima impressione provandolo per la prima volta. Chiaramente per dirvi se secondo me è un prodotto che magari va un top tra i mascara che ho, devo testarlo per più tempo e chiaramente per più giorni, anche per più ore soprattutto, perché bisogna anche vedere come si comporta durante la giornata. Nel frattempo proviamo a dare una seconda passata e vediamo cosa succede alle nostre ciglia. Ok, continua, non fa grumi, questo è un punto a favore. Diciamo che questo scovolino è comodissimo perché vi permette proprio di prendere bene tutte le ciglia e di essere precisi, ecco. Mentre altri scovolini sono un sacco grandi e rischiate di sporcarvi ovunque, con questo no. Perché è piccolo, quindi non rischiate di macchiarvi l'occhio. Ecco, mi avvicino di nuovo, guardate con la seconda passata. Wow! Allora, prima impressione, super positiva, super approvata. Mi piace il risultato. Adesso faccio l'altro occhio e torno da voi per farvi vedere com'è su entrambi gli occhi. Comunque guardate già la differenza. Cioè, questo è su un occhio, guardate come mi ha aperto lo sguardo. E guardate questo, cioè guardate le mie ciglia come sono diventate con questa mascara. Spero che renda dalla fotocamera, videocamera, quello che è. Guardate qua. Vabbè, faccio l'altro occhio e torno. Allora, eccomi qua, ho applicato il mascara anche nell'altro occhio e devo dire che vedendomi più vicina dallo specchio, non soltanto attraverso la videocamera, il risultato è ancora più bello e più intenso. Adesso mi riavvicino per farvi cercare di capire, anzi, facciamo così. Avvicino la videocamera. Guardate. Cioè, spero che si veda, non so come farvelo vedere al meglio. Cioè, l'effetto è fantastico di questo mascara. Poi ripeto, mi piace lo scovolino perché è piccolo e quindi si riesce ad andare proprio a definire per bene ciglia per ciglia, cioè tutte le ciglia perfettamente. Quindi, come prima impressione, promosso. Poi chiaramente va testato nel tempo e vediamo anche come si comporta con lo struccaggio, che per me è sempre un punto importantissimo per quanto riguarda il mascara. Per adesso, prima impressione, super positiva, l'effetto mi piace da impazzire di queste ciglia, cioè sembra quasi che abbia applicato delle ciglia finte, quasi, cioè non male per un mascara, per due passate di mascara. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi saluto e vi mando un bacio. Ciao ragazzi e ciao ragazze!